Oggi riapertura del Battistero dopo 2 anni. Sì, dopo 2 anni di lavori. È stata una bella scommessa perché io sono stato il responsabile dei lavori. Mi ricordo 2 anni fa quando abbiamo montato le impalcature all'esterno, forse qualcuno passando fuori per San Ponzo ha visto questi ponteggi e ho sentito anche le voci di qualcuno che dice hanno montato le impalcature, chissà quando le toglieranno. Invece le abbiamo tolte, abbiamo restaurato la parte esterna, abbiamo restaurato l'interno e oggi lo rendiamo di nuovo fruibile a tutti i visitatori. Ci sono ancora dei lavori di restauro da fare? Sì, i lavori andranno ancora avanti, quindi si proseguirà con col completamento dell'impianto elettrico che è ancora da allestire, siamo in attesa della scelta dei corpi illuminanti e poi andrà avanti tutta la parte di valorizzazione della struttura, quindi con la creazione del museo, con la collaborazione con gli istituti d'arte e con il Politecnico di Torino e poi si proseguirà sulla parte esterna, quindi la struttura sarà poi resa fruibile anche ai portatori di handicap e sarà creato un giardino botanico all'esterno anche per poter permettere di vedere le lapidi che sono murate sull'abside della chiesa parrocchiale. Al momento per chi vuole visitarlo? Al momento per chi vuole visitarlo, nell'immediato sarà fruibile il giorno di Pasquetta, quindi il 22 di aprile e poi il 28 di aprile, quindi in concomitanza con la Sagra delle Rane. Poi tutti i sabati pomeriggio la chiesa è aperta per la Santa Messa, quindi è possibile dalle 17 in poi visitare comunque la struttura. E poi contattando direttamente l'associazione il Battistero Onlus attraverso l'indirizzo email battisterosanponso@libero.it.